Sono 10 anni che vi portiamo nei party più belli del mondo, intervistando i DJ più famosi, facendovi conoscere le nuove tendenze del momento. La nostra missione è quella di farvi scoprire dove e come ci si diverte nei quattro angoli della Terra. Benvenuti su Enjoy Television. A luglio ci sarà la prima edizione dell'123 Festival qui ad Ibiza, il primo festival rocktronic. Pino Sagliocco, presidente di Live Nation Spagna e produttore dell'123 Festival di Ibiza, ci racconta come secondo lui sta cambiando l'isola. Sta cambiando, che il mondo va male dappertutto e spero che cambiano un po' tutti quanti, come dicevo sul panel. Tanto i rockstar come i DJ, io penso che dovrebbero prendere un po' tutti più coscienza per evitare questa lotta fraticida fra tutti i promotori, discoteche eccetera, che poi alla fine solo si mettono i soldi più cari dal punto di vista dei ragazzi. Per andare a vedere un concerto devono pagare di più, per andare in discoteca pagano di più. Mi piacerebbe vedere un po' la realtà da parte artistica di tutti, di capire che è un momento di ridurre un po' questi cachè, diciamo, dal punto di vista economico, e dare una possibilità ai ragazzi di poter continuare a vivere la musica, andare in discoteca, però un po' più economicamente, più aiutarli un po', che stiamo in un momento veramente di change grandissimo, c'è una enorme crisi, e prendere un po' di coscienza tutti. A luglio si terrà la prima edizione dell'123 Festival. Come è nato? È stato, come dice, il rocktronic, eccolo qua. Io dicevo, la musica, cioè i DJs negli ultimi 20 anni hanno preso, negli ultimi 15 anni i DJ sono i nuovi rockstar, insomma, non c'è dubbio che il movimento giovanile è cambiato, cioè la musica ormai non si vive più come una volta. Tutti i DJ di oggi sono assolutamente i nuovi pop star, rock star del futuro. Quindi abbiamo cercato di rimettere insieme, senza dimenticarci che la musica, nascono i DJ, suonano musica, si ispirano nella musica. Abbiamo cercato di mettere insieme un movimento nuovo che è il rocktronic, dove si fusiona veramente la grande star, come nel caso di Elton John, che fa una fusione mondiale, con Pnau, e presenta mondialmente un nuovo disco e un nuovo modo di sentire e far vivere la musica. Lo stesso con Lenny Kravitz, con Luciano, e poi naturalmente c'è Guetta, c'è Sting, c'è Fatboy Slim, c'è il Tiesto, Azzari 3, M83, c'è fusionare i due mondi, cioè penso che il mondo della musica, però non con una piccola collaborazione perché si fa, no, fusionarli proprio perché c'è questo movimento, nasce insieme, vivono insieme, ed è una cosa che mi fa sentire molto orgoglioso, perché penso che recuperare l'artista, il pop star, la rock star di tutta la vita con il nuovo rock star, un'offerta nuova che 1, 2, 3 di luglio spero vedervi tutti lì. Well, I am sure glad to be back here again, I can tell you that, boy. Una persona che viene dal rock come te, cosa pensa del fatto che le nuove star siano i DJ? Però non è, le nuove rockstar sono dei DJ, perché il pubblico cambia il modo di sentirla. La musica, come dicevo, cioè, ora vivono le session, i ragazzi di oggi con la tecnologia non sentono più un disco intero, loro hanno il loro hit list, hanno il loro iPad, hanno la loro musica e prendono uno di qua, uno di là, o c'è il DJ che gli fa la full session e sulla full session lavora lì. Quindi sembra una cosa anche bella, a me piace il fatto che si vive questo modo di sentire la musica, di ballare, di convivere insieme, è bellissimo. Però senza dimenticarci che naturalmente è anche bello vivere un concerto ogni tanto e sentire la musica con tutto un, non solo sul dance, anche sul contenuto dal punto di vista
di vivere la musica come sempre l'abbiamo vissuta. A me vedere Sting in una cosa intervista mi fa sentire ancora vivo, vedere Bob Dylan mi fa sentire ancora vivo, Elton John o Lenny Kravitz o i Killers o i Foo Fighters o i Coldplay. Quindi metterli insieme tutti e due, Rocktronic Movement, spero che sia un'ispirazione per tutti quanti, tanto per i DJ come per i musicisti, per i rockstar, diventano un nuovo rockstar, il Rocktronic. Ci vediamo l'1, 2 e 3 luglio qui sull'isola di Ibiza per l'1, 2 e 3 Festival. 1, 2 e 3 di luglio vi aspetto in Ibiza. We'll be right back.
Andare a ballare in una città come Milano offre sempre tantissime alternative. Questa sera abbiamo deciso di portarvi insieme a noi all'Old Fashion. La discoteca Old Fashion Café, nata nel 1933, ubicata nel Palazzo dell'Arte di Milano, ospita in console il DJ napoletano Bruno Barra. Che cosa rappresenta per te la città di Milano? Guarda, per me Milano è una tappa importante della mia carriera e ovviamente, come tutti i DJ italiani, vogliono stare nei migliori club e stasera siamo in uno dei top club italiani, l'Old Fashion, quindi sono contento e Milano per me è una tappa importante. Napoli e Milano, due città a confronto, si balla in maniera diversa? No, la musica, io dico sempre una cosa, la musica bella è bella ovunque, nel mondo, non solo tra Napoli e Milano, e la musica brutta è brutta ovunque. È chiaro che ci sono delle situazioni un po' più fashion, un po' meno fashion, un po' più tirate musicalmente, un po' più commerciali, però diciamo, anzi io credo che Napoli sia all'avanguardia sotto il profilo musicale. Il tuo sound quando vieni a suonare a Milano? Cerco di essere sicuramente più propositivo, perché comunque credo che un guest debba fare un po' la differenza rispetto al resident, e quindi quando sono a casa mia e sono resident faccio fare qualcosa di diverso ai guest che ruotano intorno a me. Quindi non cambio il sound, ma sicuramente cerco di essere un tantinello più particolare. Suonare in tutta Italia non è facile. Come si fa ad uscire dalla propria città? No, assolutamente no, anzi questo è un periodaccio, anche se proprio devo essere sincero. Io penso che il nostro lavoro sia un work in progress continuo, e questo lavoro si fa con la gioia di fare questo lavoro, con la passione, e dopo si pensa al lato tra virgolette lavorativo e pecuniario. E io lo faccio con passione, con voglia di farlo, nonostante siano 27 anni che faccio questo lavoro. Sono riuscito ad entrare nel circuito nazionale, non penso che me lo tolgano più, sto tentando di entrare in quello internazionale, tra l'altro vi do anche una chicca, a breve uscirà il mio disco, un nuovo disco, è una cover di Shine On Me, però questo poi ne parliamo poi quando uscirà, perché sarà un mesetto, quindi penso ci rivedremo fra un mesetto insieme. Come sarà la tua estate 2012? Allora, la mia estate 2012 sarà sempre un girovagare continuo, e quindi farò Sardegna, farò Riccione, Milano, perché ritornerò qui il 5 luglio, e poi sarà l'isola d'Elba, Ischia, che è la mia isola amata, e dove tra l'altro trascorro anche le vacanze con la mia famiglia, quindi sono iper contento sia lavorativamente sia umanamente. E quindi è un girovagare continuo. Spero che questa sia un'estate che mi porti come ogni anno una piccola plusvalenza in più. Come ti stai muovendo per raggiungere il circuito internazionale? Io sono internazionale un piccolo esterofilo, nel senso che faccio Cannes, Barcellona, Zurigo, non mi sono ancora allontanato tantissimo. Sto cercando di arrivarci grazie, diciamo, al mio lavoro fatto a livello nazionale e soprattutto con le produzioni discografiche, che sono l'unico viatico secondo me per arrivare ad essere un DJ internazionale forte. Non so se ci riuscirò mai, però ci provo. Com'è secondo te la situazione attuale della musica dance? Nelle situazioni commerciali siamo in grossissima difficoltà musicale, anche noi DJ che facciamo questo tipo di situazione. A livello di musica internazionale la vedo molto positiva, ci sono idee innovative, credo alcune anche forse troppo innovative, tipo Skrillex, che comunque è uno dei DJ più forti del mondo, ma ha creato un fenomeno anche difficile da seguire. E quindi io penso che in Italia c'è bisogno che si facci qualcosa di diverso, cioè che si cacci un'idea nuova, perché effettivamente musicalmente non siamo messi benissimo.
Ma allora i DJ non lavorano solo di notte? Io dico sempre che il DJ è un lavoro a 360 gradi, è un lavoro fatto di pubbliche relazioni, di contatti, sinergie, oltre al discorso musicale che si deve seguire, l'andamento della musica sia in Italia che all'estero, lavorare bene nei locali in cui si sceglie di lavorare, è un lavoro complesso rispetto a quello che magari da fuori si può vedere. Il DJ non è quello che mette la musica nella discoteca, mettere la musica nella discoteca è il fine di un lavoro di un DJ. Cosa vorresti dire ai ragazzi italiani? Saluto agli amici di Angel Television, in veste nuova, perché sono solo. Ciao! Locale rivelazione dell'isola di Ibiza, Ushuaia Beach Hotel, comincia quest'oggi la stagione estiva con Luciano and Friends. Luciano, DJ e produttore, nato nel 1978, boss dell'etichetta Cadenza, ci racconta il suo rapporto con l'isola di Ibiza. It's like the second home, let's say. It's like a place of where a lot of personal things and also a lot of things like regarding to music that I've been working for years, and I'm always happy to be here. So that's Ibiza. Fuori dalla stagione estiva di Ibiza, come imposti il tuo inverno? Most of the time I'm traveling. I'm working like worldwide, doing what we start here, we bring it outside and we bring it back to the island, let's say. So I'm always trying to do things after the summer, like keeping a little bit on the run that what we've been actually creating here in the island. And I mostly do music also during the winter, let's say. Quest'anno hai partecipato alla quinta edizione dell'IMS. Cosa ne pensi di questa manifestazione? For me it's the first time. I mean, last year I had some personal issues that I couldn't come, but it's the first time that I'm here actually, and I enjoy all these talks, meeting people from the industry and having the chance to have a chat with people that is not necessarily about the fans and music, that it's more about working in the industry and creating like a space for probably all the artists and all the medias for let's say for creating and for generating something that, like around music. So for me it's always a very interesting point and I always take the opportunity to come to these kind of things and meet probably people that I've probably met through emails and things, but to see them personally and have a chat about whatever. Un'altra stagione per Cadenza di Ibiza, come sarà? Well, this year is like again we are always trying to renew ourselves, to bring new decoration, bring new artists, new ideas, all the new people also we got on board, and trying to renew ourselves and trying to please all our fans the way we can and bring the good vibe and the party back to the island, let's say, yeah. And Cadenza is of course all like always releasing records and trying to get involved into more projects that we can, but also Vagabundos also trying to renew also the as I said the lineup with new acts and artists that haven't stepped in the island yet,
And yes, Thursdays and Sundays then. Ci sono nuove produzioni in uscita su Cadenza? There is an album from Mayan coming out now. There is a couple of records also from different artists coming out at the moment. New artists that have been signed, we just signed Technasia also, that just got in the, let's say, in the family. We got also some probably new release from different artists that I can't say the name yet. But I'm also releasing my own album also, which will be out in September. So I've been working during the whole summer, the whole winter on that. And I'm very excited about it because it's been a long time I haven't released, and I've been working for pretty much time. And I'm very happy with what I did, and it's very musical, very different from what I've done, and it's back to the roots, but with a more experienced, let's say, way and experienced sound and things like that. Come sarà il sound della tua etichetta per l'estate 2012? Yeah, well, no, but it's always kind of, it's not the same, but it's always staying like close to the roots, close to the, let's say, to this organic music. And we're sticking to the artists who believe and who strongly do what they actually work in. Yeah. L'estate significa anche molti festival. Summer means work, crazy, playing, a lot of hours non-sleep, a lot of hours of festivals, beautiful people, smilers, like, no, it's like, really, summer is always a pleasure, really. Preferisci suonare nei festivals o nei clubs? I love festivals, yeah, but also it depends on what kind of festival and things, but I love both, but I'm as more as, let's say, that I'm the family man that I am, that I love daytime events, yeah. I think it's like probably one of my projects that I have in mind. It's like I want to do, if I can, like probably get to the 1 year tour of only daytime, let's say, parties, or it's a party or it's a festival, because I think it's generating a very different energy, and the possibilities of also generating different music is very open, and I've realized that it's a great thing to do, yeah. Il 2012 è un anno di cambiamenti per la discoteca Pacha, sia nel look che nelle serate. Cosa ne pensi? This is the thing of Pacha. They're always probably renewing. People are coming, leaving, and it's like the club life of every club. I think in Ibiza, not only Pacha, but lots of clubs are doing this this year in Ibiza. And I'm very happy. Changes are always good. It means that the scene evolutes, it means the music change, it means that the new people are in the game, it means probably a lot of good and positive energy, and I'm always been a big lover of that. Yeah. Qual è il tuo posto preferito sull'isola di Ibiza al di fuori dei clubs? My favorite place, home. Let's say, no, it's let's say that Ibiza and the whole island. I'm always enjoying everything that I'm doing in the island. Whether it is going to the beach, or having a lunch with people, or coming to here to the ground to have a meeting with professional people. I mean, you know what? I love sun. When it's sunny, when it's beautiful outside, I'm enjoying everything. Yeah.
Bentornati ad un nuovo appuntamento con Enjoy TG, l'unico telegiornale del mondo della notte all'interno di Enjoy Television. Questa settimana partiamo parlando di Ultra Music Festival. Questa volta vi parliamo della versione che ci sarà in Polonia il prossimo 13 e 14 luglio 2012. Nella line-up saranno presenti grandissimi Kraftwerk, che dopo l'esibizione all'Ultra Music Festival di Miami durante la Winter Music Conference si esibiranno insieme a molti altri DJ della grandezza di Tiesto, di Avicii, di Afrojack e di tanti altri sul palco dell'Ultra Music Festival a Varsavia. Per informazioni e per l'acquisto dei biglietti andate sul sito www.umfpoland.com/tickets. L'estate è sinonimo di festival e di feste all'aperto e quindi continuiamo a parlarvi di un altro grande evento che si terrà a Zurigo il prossimo 11 agosto 2012. Un evento al suo 20° anniversario che si terrà anche quest'anno dopo la Street Parade. Stiamo parlando dell'Energy Festival, sul palco si alterneranno DJ Tiesto, Afrojack, Avicii e molti altri. Anche in questo caso, per maggiore informazione per l'acquisto dei biglietti andate sul sito www.party-arena.ch oppure www.glamurama.ch. L'evento si terrà come ogni anno all'Allen Stadium, che per una notte diventerà la pista da ballo più grande d'Europa. Sta per arrivare il giorno in cui Richie Hawtin debutterà con la sua serata Enter allo Space di Ibiza. Sarà il 5 luglio 2012. Saranno tantissimi DJ che accompagneranno Richie Hawtin in questa nuova avventura durante tutta l'estate 2012 sull'isola di Ibiza. Stiamo parlando di nomi come François Kevorkian, come Magda, come Sven Vat, come Carl Craig, Josh Wink e tanti altri. Una data speciale per Enter sarà sicuramente quella del 13 settembre 2012. Il titolo della serata è Minus Versus. Non è dato saperlo, sarà una sorpresa che Richie Hawtin vuole fare a tutti i suoi fans. Quindi amici di Enjoy Television, per essere sempre aggiornati su questa nuova avventura di Richie Hawtin allo Space di Ibiza, questa Enter Music Sake Technology Experience, andate sul sito enter.minus.com. È un momento d'oro per la musica in tutto il mondo, i DJ sono considerati le nuove rock star, migliaia di ragazzi li seguono in tutto il mondo per ballare con la loro musica, mentre in Italia la musica è decisamente diversa, perché qui i club continuano a chiudere. Questa è la volta del Billionaire Club di Porto Cervo, che dopo l'estate 2012 chiuderà i battenti. Flavio Briatore ha affermato che non è più disposto ad investire nulla in un paese come l'Italia, dove se sei possessore di una barca sei considerato un ladro. Altri billionaire club invece hanno aperto e apriranno in tutto il mondo, probabilmente in località dove il rapporto con le autorità è più semplice e dove investire è ancora un piacere. Enjoy Television questa settimana vi vuole segnalare i seguenti appuntamenti. La discoteca Altro Mondo Studios di Rimini torna dai primi di luglio con tutti i mercoledì e tutte le domeniche lo schiuma party più bello d'Italia. Dal 7 luglio la festa Papete, i martedì dal 17 luglio diventa Dance Generation, mentre tutti i venerdì è House Victim con in console Christian Marchi. Per maggiori informazioni www.altromondo.com. Giovedì 28 giugno 2012 allo Stadio Olimpico di Roma ci sarà l'evento Soundrom. Sono uscite tutte le quattro fasi di questo evento che vedrà in console grandissimi DJ a partire da DJ Tiesto insieme a Planet Funk, Crookers, Riva Star, Sebastian Ingrosso e molti molti altri. Per tutte le info e le prevendite www.soundrom.it. Sabato 23 giugno 2012 Mazum Le Plaisir qui clubbing presentano 179 con in console Gianni Morri, Gianluca Pighi e Mark Livella.
Per info e prenotazioni www.mazum.com. Venerdì 22 giugno 2012 la discoteca Cielo 9 di San Colombano all'Ambro presenta Square, il venerdì che balla. In console Alex D, Resident DJ, Jedda. Per info e prenotazioni 338-33-524-53. Sabato 23 giugno 2012 la discoteca Cielo 9 di San Colombano all'Ambro presenta il party ufficiale dello Zoo di 105 con Marco Mazzoli, Pippo Palmieri, Gibba, Alan, Resident DJ Fabio Faccini, alla voce Manuel Altieri. Per info e prenotazioni 340-90-11245. Questa edizione di Enjoy TG termina qui, noi ci rivediamo la settimana prossima con altre novità riguardanti il mondo della notte e il mondo del clubbing. Buon weekend a tutti, divertitevi, ciao! I'm gonna go to the bathroom.